ragazzi e ragazze non so se sì. iniziare il video dicendo ragazze e ragazzi o buongiorno fragoline e fragolini fatemelo sapere nei commenti che cosa vi piace di più ovviamente io ho sempre iniziato con fragolini e fragoline ed è più bello appunto per il nome del mio canale però ho qualche dubbio per cui fatemelo sapere voi sotto qua nei commenti allora, questo è il secondo vlog, la seconda parte, se non avete visto la prima parte delle belle notizie ehm, sull'altro canale che è uscito martedì, mi raccomando andatelo a vedere. Questa è la seconda parte del vlog che, come avete letto dal titolo, e credo che nel primo vlog vi ho già eh, diciamo anticipato qualcosa della Diciamo, prima notizia che mi è successa quest'anno e sì, ci saranno tanti cambiamenti, infatti, adesso vi dirò. Eh, avete visto le prime due clip dove si è visto che sono andata praticamente in agenzia. E, e adesso vi spiego in breve piano piano. Eh, questo video è dedicato appunto alla prima notizia dopo che ho fatto la prima dose del vaccino e per quello che io vi, vi ho detto che secondo me il vaccino mi ha portato fortuna. Perché, anche se ormai lo sapete dal titolo, abbiamo comprato casa dopo due anni che stavamo cercando casa e finalmente è arrivata questa, questa notizia, questa... Diciamo... Scusate, ma mi fa male il braccio. Questa cosa che è da un bel po' che, che aspettavo, perché cambieranno tante cose e infatti anche il canale cambierà, in senso che i video eh, saranno diversi, non saranno più, diciamo, in questa casa, saranno in quella nuova. Uh, ci sarà anche l'home tour, infatti non vedo l'ora, non vedo l'ora di farvi vedere la casa che resterà a vita perché proprio è mia, l'abbiamo comprata e allora uh, cambierà tutto l'anno prossimo perché ci trasferiamo, da, dovrebbe essere da marzo in poi, uh, diciamo che faremo tutto con calma perché io non ho fretta per cui farò tutto con calma. E adesso boh, vediamo. Uh, in teoria, io vi aggiornerò piano piano se avrò notizie. E, uh, stiamo già iniziando a vedere qualche mobili, eccetera. Per cui, ovviamente, la casa uh, non è a Como, ma ci spostiamo in un altro paese: sono più di 20 minuti di distante da Como, per cui cambierà paese cambierà praticamente tutto come se eh, iniziamo una nuova vita, perché cambierà proprio tutto e, infatti appunto ho tante idee per, eh, per l'anno prossimo per eh, diciamo la nuova postazione per la casa nuova, per i video nuovi, per cui inizieranno a esserci anche i video nuovi che non ho mai fatto e che farò sinceramente diciamo che saranno video molto utili cambieranno tante cose, ma saranno video utili che speriamo che speriamo che riesco a fare dei video come fanno, diciamo, le youtuber, tipo la spesa, tutte queste cose qua, per cui saranno diversi video diversi, in poche parole. E... Um, e niente. Comunque, vabbè, adesso poi vi farò sapere piano piano. Vi darò, cioè in teoria vi do una bella notizia, proprio oggi che è giovedì, eh, voi questo video spero che lo vedete stasera alle 8, spero, perché se no lo vedete il giorno dopo che è un venerdì. Adesso vediamo eh, un po' decisione, un po' così. Sabato non ci sarà nessun video perché come ho detto il tempo tra il lavoro eccetera eh, è tanto, per cui mh, i video saranno più corti, cioè più corti sono lunghi però diciamo che non ci saranno così tanti video come vedete tre video a settimana ma giustamente ci saranno solo video che io riuscirò a fare nelle, nelle settimane per cui la bella notizia che ho scoperto stamattina quando sono andata a bere diciamo il caffè cappuccino e brioche eh, è ve la dico adesso ma poi ve la dirò anche su instagram praticamente per chi mi segue davvero ehm, oggi alle 4 di notte è nata mia nipote chiara avevo già spiegato nel nei video negli altri video per cui oggi 4 novembre è nata la mia nipotina e dopo aver sentito questa notizia cioè, sono rimasta talmente agitata che non vedo l'ora di vederla e ovviamente Devo vedere quando posso vederla, perché durante il lavoro, cioè, lavorando tutti i giorni è un po' complicato. Per cui vedremo quando la posso vedere, però vediamo se riesco a fare un minimo vlog quando andrò a vedere la, la mia nipote. Che poi mia nipote, ovviamente, la vedo a casa sua e non in ospedale, perché in ospedale non si può. Comunque, questa è un'altra notizia bella poi vabbè, cioè a chi non gli interessano queste notizie può anche chiudere il video, anzi non guardatelo proprio, fate prima, invece per chi interessa e che, ehm, che mi segue da tanto, che mi segue veramente, che guarda i miei video e commenta sempre, io ovviamente ringrazio sempre quelle persone che davvero tengono ai miei video e tengono specialmente a me perché ho fatto e sto facendo tante amicizie su YouTube. Uh, ad esempio, con, con uh, uh, non mi ricordo adesso il nome perché io i nomi proprio. Comunque, con una persona veramente speciale che uh, mi sento sempre su Instagram uh, tutti i giorni. Per cui, ci scriviamo tutti i giorni e diciamo che um, anche se guarda i miei video e commenta sempre, io ringrazio questa persona che giustamente quando non mi ricordo mai il nome, però lo metto qua il nome così almeno <ride> okay. capite chi, chi sto parlando, che uh, mi scrive anche in privato e non solo guardando i miei video o commentando sotto i, comment sotto i video. Per cui grazie a questa persona che c'è sempre anche in privato e stiamo veramente facendo amicizia perché uh, io voglio anche questo, far amicizia. Tanto prima o poi non è che solo perché siamo eh, virtuali allora una persona non, non si può vedere, cioè io posso vedere una persona faccia a faccia e possiamo fare veramente amicizia poi più in là. Per cui cioè, come ho fatto con il mio miglior amico: non so se vi avevo detto questa cosa, ma in breve, in poche parole, eh, il mio miglior amico l'ho conosciuto su YouTube guardava i miei video mi scriveva dopo un po di mesi che eh, ci siamo scritti anche in privato alla fine ci siamo visti veramente infatti certe volte vado da lui certe volte lui viene da me e giustamente eh, adesso siamo diventati migliori amici e ci scriviamo anche a distanza perché giustamente lui abita al sud io sono del nord e però è stata e è anche ancora una bella amicizia perché giustamente grazie a youtube ci siamo conosciuti per cui cioè a me per me vuol dire tanto questo e poi mi piace fare amicizie anche su youtube anche per questo non solo perché dovete guardare i miei video eccetera per cui io alla fine aiuto tutti se poi ovviamente voi aiutate me va bene detto questo mi sono allungata fin troppo adesso vi faccio vedere non tutto, ma quello che riesco del, del, della cartella, la vera cartella del, della casa che abbiamo comprato. Non è quella che avete visto nell'altro video martedì, ma adesso vi farò vedere quella originale che avete visto nella prima clip. Per cui adesso andiamo giù e ve la faccio vedere. Allora si vede un po' male perché qua diciamo che la luce non è delle migliori, e poi il sole non c'è quasi mai qua però a parte il cane che cioè, a parte il mio cane che scassa i maroni e abbaia sempre allora questa è la cartella originale in poche parole ehm, e questa è l'agenzia in cui diciamo stiamo comprando casa e mm, non posso farvi vedere diciamo questi sono i fogli però giustamente sono cose private e non posso farvi vedere niente. però eh, quando avrò le chiavi, l'anno prossimo, vi farò vedere le chiavi, vi farò vedere la casa e, e questa è la vera cartella dove abbiamo finalmente acquistato casa. E io, cioè, ovviamente, non è che posso dirvi chissà cosa. So solo che mi fa male il braccio a tenere il cellulare, che è scomodissimo. E comunque, in poche parole, non posso dirvi c'è un granché perché alla fine... Eh, per cui fino a quando non abbiamo le chiavi, eccetera... Non, non si può fare niente. Sto già iniziando a prendere gli scatoloni nuovi, così piano piano... Vedo come sistemare e mettere in ordine gli scatoloni e non, non lo so. Più di così, ovviamente, non posso dirvi niente. E poi, se mai più in là farò un video a parte dove vi spiego come ho fatto a comprare casa e non so. Qualcosa che può interessare a chi vuole comprare casa. Per il momento, giustamente. Stiamo aspettando e credo che almeno a fine novembre dovremmo aver concluso almeno la metà della, di quello che dobbiamo fare. E niente, per cui fino al prossimo mese o fine novembre non lo so. Se ho qualche notizia ve le darò. Però questa è già la prima notizia che, che volevo dirvi. E dopo tanti mesi, perché alla fine sono passati quasi due anni da quando abbiamo visto la casa e da quando stiamo facendo tutte le carte. Per cui eh, non potevo dirvelo prima perché non eravamo, diciamo, certi che passasse il mutuo adesso che il mutuo ce l'ha passato, posso dirvelo tranquillamente. C'è vabbè, vabbè. Mm, il mio cane che stressa detto questo, questa vabbè. È stata la bella notizia, per cui non vedo l'ora di fare nuovi video, non vedo l'ora di farvi vedere tante cose e tanti acquisti per la nuova casa. Detto questo, se il video non dura tanto, ma io vorrei farlo durare un po' di più, eh, vediamo, vi, vi registro qualcosa in più, quello che faccio oggi, che è giovedì. E se no vi non lo so, adesso vediamo perché se no questo video non andrà su stasera alle 8, ma eh, vediamo se, se riesco a farlo andare su alle 8, se no, lo vedete venerdì. Perché io sabato ho deciso di non pubblicare niente. Per cui o vedete o stasera o lo vedete domani, però io sto dicendo adesso, ma voi chissà quando lo vedete questo video vabbè. Niente, se faccio qualcosa ve lo faccio vedere, così almeno non concludo il vlog un po' così diverso ma più bello. Per cui se per caso dura tanto, scusate, ma fatemi almeno un vlog lungo dato che credo che in queste settimane sarà dura caricare tre video, ma anche due, per cui probabilmente caricherò solo un video a settimana. Adesso vediamo come sarò messa e se riesco. E niente, per cui guardate fino in fondo il video e vediamo che cosa potrò fare oggi pomeriggio, perché ormai sono le due. Se mai ci vediamo dopo.

E di bello, ma che bello, quanto sei bello, quanto sei bello. E

Mi rompi la voce. Questo qua mi segue. Tu la... mi vai? Tu mi dove tu mi vai? 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 Sei un giocillero. quelli si prendono a grafiado <laughs> Me graviado. Ciao. Ciao.